Ciao ragazze e ciao ragazzi. In the machine, in my car. Allora, la situazione è questa. È che io sono un cesso di mattina. No, vabbè, scherzo. Ma non sul fatto che sono un cesso. Sul fatto che, ovviamente, non sto registrando per dirvi questo. Come potete notare, quando sto in macchina è una delle poche volte nella mia vita, rare volte, in cui io metto gli occhiali, perché io sono miope, sono una ciecata, infatti non vedo nulla e li odio gli occhiali, bene sì, ve l'ho detto, però in macchina li devo mettere comunque perché devo stare attenta, devo vedere bene. Comunque sto in macchina, penso di non aver mai fatto un video del genere, anzi no, non l'ho mai fatto, infatti vi dico come sono folle, cioè che io non sto proprio bene con la testa, ragazze. Vedete, mi sono fermata dai cinesi, ho comprato sto coso, sta a fare per posizionare il telefono, che ho detto oddio, devo fare questo video, sento l'esigenza di fare questo video, perché ieri una mezza discussione su Instagram, adesso vi spiego, e dato che oggi tutta la giornata starò fuori, non avrò 5 minuti, dato che tengo tutte le belle le cose fresche in testa che voglio dire, ho detto no, devo fare questo video mentre che sto in macchina, è l'unico momento in cui così combatto un po' la noia anche di guidare, e ho comprato sto coso dei cinesi, 6 euro, grandi cinesi, e quindi siamo in grotta, e quindi io sto così abbastanza in condizioni pietose, senza trucco, ho messo soltanto un rossetto nude praticamente, che mi piace molto, vabbè, cosa importante, perché cosa è successo, ragazzi, guardate, guido anche senza mani, vabbè, non facciamo le cretine, c'ho anche la cintura, quindi non vi preoccupate. Poi diciamo sto andando tipo a 60 all'ora, quindi io veramente sono una persona molto coraggiosa in macchina, faccio certe corse, però proprio mi busto perché vado piano. E comunque questo è il rossetto, molto bello, nude, mi piace, mi piace molto. Comunque meglio di così non si può mettere sul telefono, però stavo per una schifezza, vabbè, comunque accontentiamoci, ragazze. E vi volevo dire sta cosa, che su Instagram ho pubblicato una foto qualche giorno fa di me, insomma, in posa da braccino, che non è più un braccino secco come tante persone dicevano, ma stanno facendo un po' di muscoletti. E, ma giusto un po', quello che ci tenevo a dire soprattutto è che la foto su Instagram, insomma, sembra un braccio bello così per il semplice fatto che sta in posa, quindi sta in questa posizione, ovviamente viene fuori il muscolo, ma a riposo ovviamente c'ho il mio solito braccino secco, quindi vabbè, magari ci avessi quel braccio così a riposo. No, assolutamente no. E fa strano, no Maria, sembra una pazza a parlare solo in macchina, va bene, sono impazzita del tutto. Fulcro della situazione è che praticamente da prima, cioè fino a 2 giorni fa, 2 giorni prima di questa foto, mi si insultava e mi si diceva braccine secche, sei anoressica, sei troppo magra, sei troppo qua, sei troppo là. Adesso per vedere un grammo di muscoletto, che vi dovete credere, è veramente una cosa ridicola, che avevo pure vergogna a pubblicare quella foto, mi è stato detto addirittura sembri un uomo, troppo muscolosa, stai esagerando. E quindi ho detto oddio mio, cioè la gente non è mai contenta, cioè è possibile mai che, ma questo è un discorso in generale, non su di me, infatti molto spesso io, diciamo, dico queste cose perché voglio dare dei messaggi, no, di far capire alle persone che non dobbiamo troppo applicarci a giudicare l'aspetto fisico degli altri, soprattutto fra di noi donne, è proprio brutto perché dobbiamo essere solidali fra di noi, quindi non lo dico molto spesso perché diciamo voglio fare la vittima o sono rimasta male, ma solo per dare un messaggio, cioè a far capire attraverso ovviamente la mia esperienza, quello che ho provato sulla mia pelle, no? Allora, c'hai 2 chili in più, mi dovete chiedere, 2, 3, massimo 4 chili in più, e ti viene detto che sei una cicciona, mi pare incinta, sei una cicciona, da donne, assurdo. Poi praticamente, ma ti metti un po' in forma, perdi quei 3-4 chili, insomma, unifichi un pochino, vabbè, stai in forma, mangi sano, e ti viene detto che sei anoressica, cioè non puoi essere normale, non puoi essere magra, ma sei o cicciona o anoressica. Poi praticamente cosa succede? Che avevi le braccine secche, a me mi dicevano braccine secche, cioè io mi ricordo che noi facemmo il video, io e mia sorella, quello là della... degli esercizi, e ci viene detto sembrate 2 bambine di terza media perché non avete muscoli, siete troppo magre, e
ricordo. Adesso, per aver messo un po' di muscoletto, siamo diventate improvvisamente troppo muscolose e quindi mi è stato detto, appunto nella foto, sembri un uomo. Quindi sono passata dall'essere anoressica a sembrare un uomo, quindi essere troppo muscolosa. Insomma, per un grammo di muscoletto, che se mi vedesse qualcuno veramente che c'ha i muscoli, mi farebbe giustamente una risata in faccia. Vabbè, comunque, io l'ho sempre detto che a me piace il fisico tonico, muscoloso, anche nelle donne. Ovviamente preferisco sempre un fisico più naturale, una via di mezzo, un corpo diciamo formoso. A me piacciono proprio le curve, cioè a me il fisico che a me piace è quello, non so se mi avete detto, a clessidra, cioè tipo la Sofia Loren, però la femmina originale, no? Quella là che praticamente aveva le curve, aveva il suo seno, i fianchi larghi, la pancia stretta, cosa che io non avrò mai perché io non ho appunto questa... la vita sottile non ce l'ho, quindi è un fisico che non potrei avere mai. Però mi piacciono i fianchi larghi, il sedere bello pronunciato, insomma mi piacciono le curve e mi piace proprio la tonicità, quindi non vedo cosa ci sia di male anche in una donna, insomma, ad avere muscoli, essere tonica e in forma. Cioè secondo me è proprio una cosa bella. Poi mi sembra mi dà una sensazione di forza. Io sono sempre stata una persona che, anche essendo femmina, mi piace comunque essere forte, essere indipendente, essere, insomma, avere anche forza di dire: ah, sono riuscita a fare sta cosa, a spostare sta cosa, alzare sta cosa, senza cambiare sempre l'uomo, insomma, va? Quindi mi piace sta cosa. E comunque ho pubblicato ieri, proprio ieri, sì, perché oggi è mercoledì, non lo so, comunque è mercoledì, ieri la parte di a me figuraccia, volevo fare l'esperta delle date, io proprio il calendario stavo politicati, però è l'anno 2016, giusto ragazzi? Sì, sto scherzando, comunque quasi, ieri ho pubblicato sta foto di Miss Bikini e Miss Italia, praticamente messe a confronto. Ci tengo a sottolineare che secondo me è vero che Miss Italia è venuta un po' maluccio in quella foto, quella ragazza, che io devo dire la verità, io non ho seguito molto Miss Italia e devo dire ancora più la verità, non conosco questa ragazza, e questa foto io l'ho trovata già fatta così nel web, cioè il paragone non l'ho fatto io, non ero così cattiva, e quindi c'era Miss Italia a fianco a Miss Bikini e mi sembrava proprio evidente appunto che una avesse il fisico un po' più diciamo meno tonico, insomma meno in forma, e l'altra stava più in forma. Ovviamente io però ho specificato sta cosa nella foto che ho messo su Instagram, ho detto: ragazze, comunque sono due belle donne, hanno due bei fisici, perché ognuna è bella per qualcosa. Io preferisco un fisico tonico, muscoloso, ma io non ho mai detto che preferivo il fisico di Miss Bikini, anche perché proprio abbiamo parlato io e mia sorella e entrambe ci siamo trovate d'accordo, abbiamo detto: io preferisco una via di mezzo, la cosa migliore è una via di mezzo, perché comunque anche troppo essere troppo muscolosa e troppo così, per i miei gusti, insomma, non lo preferisco. Preferisco insomma una via di mezzo. Certificato anche con tutte le doverose premesse, ci sono state persone che come sempre hanno capito quello che hanno voluto capire, ma io ormai ci sono abituata. Però ci tengo a dire questa cosa anche per approfittare per dare questo messaggio, no? Ho detto, premettendo che, guardate quante premesse ho fatto, le donne sono tutte belle, importante, ed è vero, ci credo fermamente, perché prima di tutto perché non è solo bella la donna che ha un bel corpo, cioè, per me ci sono 3000 cose belle in una donna. Per me è bella la donna che riesce a realizzarsi nella vita, che riesce a trovare una sua collocazione, quindi riesce ad avere un lavoro affermato, a mantenere una famiglia, avere tutto, quindi
a me mi affascina proprio questa donna di carattere. Io sono molto affascinata da queste donne così, quindi per me è quella la donna bella, oppure una donna molto, molto simpatica, tipo per esempio la Litizzetto. Queste persone qua per me sono belle, cioè ragazze, non è bella solo la donna che è bella esteticamente e che è nata bella, cioè che ha la fortuna di essere nata bella o perché magari si è rifatta testa a piedi. No, ci sono tante forme di bellezza e questo l'ho sempre detto, lo sapete che fermamente, per me le qualità, bellezza, intelligenza, carattere, generosità d'animo, tutte queste cose per me vengono sempre prima del lato estetico. Parliamo sempre. Ma dove vai che corri? Vabbè. Comunque parliamo sempre di. Ho fatto anche la premessa di dire la salute è la prima cosa. Le donne sono tutte belle, sono due belle donne, sono due estremi ovviamente, e quindi è meglio una via di mezzo, quindi ho fatto queste premesse, però ho detto io preferisco il fisico più tonico, più muscoloso, un fisico che mi dà un senso di forza, una postura dritta, perché poi lei stava un po' accasciata, a me sta cosa, madonna, io sono fissata, sarà perché io appunto avendo dei problemi, quindi molto dritta non posso starci perché proprio sono fatta proprio così, sono storta, vabbè, e quindi appena vedo una persona che ha una postura, no, che dico mettiti dritta, io fidanzato stai dritto, e lui dice oh, oddio non ti sopporto più, basta, io, stai dritto che è importante, mi piace, infatti io perciò ho detto faccio pilates nei video della fitness routine, ho detto faccio tanto pilates, ma anche da me a casa, io quasi ogni giorno, anche se non faccio pilates, mi faccio esercizi di stretch, mi tiro, mi stendo, mi faccio, perché voglio proprio mantenermi una buona postura per quanto posso e essere elastica, una cosa che mi piace tanto. Io, a me piace troppo il fisico, sapete, delle ballerine, proprio la più che il fisico, la postura della ballerina che sta sempre, sembra una regina, con tutta, poi con quelle braccia lunghe, tutta dritta, insomma è una cosa che amo tantissimo. Quindi insomma, comunque ho una bella ragazza, Miss Italia, ma che scherziamo, avercene una bellissima ragazza, quindi assolutamente è una cosa che ho premesso all'inizio. E anche Miss Bikini, essendo Miss Bikini, voglio dire, è tutta muscoli, quindi ovviamente sono due estremi ed è un'esagerazione. Aspettate che c'è il casello, questa cosa non l'avevo prevista, ragazze, e devo pagare un attimo il casello, voi mi aspettate, non so quanto durerà questo video. Oddio. Ok, trovate i soldi, ce la posso fare, ragazze. Vabbè, adesso vi faccio conoscere qua il casellante, è un buono da paura, ragazze. È un vecchietto, vabbè. Comunque ragazze, buttare tutti i soldi così alla rinfusa nella borsa. Quindi vi dicevo, ovviamente io l'ho premesso come prima cosa, ho detto ragazze, comunque sono due fisici estremi, sono due estremi. E anche Miss Bikini, cioè esagerata, è tutta muscoli, può piacere o non può piacere. Sicuramente una donna da ammirare perché ecco, comunque ha raggiunto dei livelli esagerati. Sapete, amo l'alimentazione sana e amo ottenere risultati in modo naturale, quindi alcune persone hanno detto ah, ma quella, cioè, si prendono delle sostanze anabolizzanti, delle cose. Altre persone nei commenti hanno detto no, guarda, per il tipo di gara che ha fatto lei è vietato, quindi sicuramente è frutto di un'alimentazione non naturale, normale, che io ovviamente mi auguro che sia così. E comunque c'è sicuramente tanto sacrificio e tanto impegno dietro, quindi è una donna da ammirare anche l'altra, quindi comunque su questo non ci piove, sono due estremi. Cioè, stava la Miss Bikini, cioè avere dei muscoli come lei sono anni e anni, giorni e anni di sacrifici. Io ovviamente preferisco un fisico sano e in forma, però sempre non a questi livelli così esagerati. C'è anche l'ambulanza. C'è anche l'ambulanza, c'è tutto. Ovviamente nei commenti i soliti insulti, le solite critiche sterili. Lascia perdere l'alimentazione, non dare consigli sull'alimentazione, non dare consigli sul fisico. Ma perché vuoi fare la nutrizionista? Ma quando mi sono messa a fare? Torna a fare le creme! Cioè, veramente faccio capa e sterzo proprio con sta cosa di torna a fare le creme. Quando mai ho smesso? Comunque c'è qualcuno che vuole ammazzarmi.
E vabbè, succede a Napoli, succede. Perché sembra una storia che vado piano, quindi mi schifano proprio in mezzo alla strada. Non a fare le creme, non ho mai smesso, non ho mai smesso di fare i cosmetici. Non do consigli sull'alimentazione, semplicemente di mangiare in modo sano. Ci sono 3000 blog nel web, non penso che sono tutti nutrizionisti, siti, canali YouTube bellissimi che fanno ricette sane, sono tutti nutrizionisti. Cioè, siamo persone normali, che ben venga, perché non è che uno qua per tenersi un po' in forma deve andare per forza dal nutrizionista o dal dietologo a spendere soldi. Bisogna comunque sapere, è giusto sapere, io sto guardando tutto il tempo là, ma dovrei guardare là, vabbè. È giusto sapere cosa ci fa bene, come avere un'alimentazione sana. Sono dei concetti base che tutti dobbiamo conoscere. Non c'è bisogno di andare da un nutrizionista, dovrebbe essere una cosa normale, sapere cosa ci fa bene, cosa ci fa male, avere un'alimentazione sana. Quindi ben vengano queste nozioni nel web, che ci aiutano comunque a stare sempre meglio, perché comunque a fare un'alimentazione sana fa bene, cioè non parliamo di bellezza, fa bene alla salute, cioè allontana le malattie. Stiamo parlando di malattie cardiovascolari, di cancro, di malattie gravi. Con un'alimentazione sana si allontanano, e oltre al fatto di stare in forma, di sentirti bene, di avere buon umore, cioè se mangi sano tu hai buon umore, stai bene, stai in forma, non ti senti stanco, tante cose, fai bene i tuoi capelli, la tua pelle. Quindi ragazzi, stiamo parlando proprio di una cosa che è importantissima e che tutti dobbiamo conoscere. Quindi ragazzi, io sono quasi arrivata a destinazione. Quello che volevo dirvi era semplicemente questa cosa: cerchiamo di stare un po' più scialle anche sui social. Sempre questi insulti, sempre queste critiche, cioè tutte le cose che uno fa, perché si devono ritorcere sempre contro? Perché io devo vedere sempre le mie parole travisate, praticamente cambiate, interpretazione degli haters, le persone che proprio stanno là apposta, appena dice una cosa subito cambia, mi hai deluso, poi è fantastico. Quindi io voglio essere libera di dire quello che penso, di postare una foto, quello che vuoi, lasciatemi libera, cioè non fatemi ridurre al mio account a una cosa falsa, come ce ne sono tante in giro che praticamente sono false, che condividono solo le cose per farsi belle, per sembrare buone e brave, ogni parola pesata. Voglio diventare una di quelle persone che non si vuole esporre per paura delle critiche, sempre a dire le cose giuste, no? Le cose giuste, le cose che praticamente non ti fanno esporre né in un lato né in un altro, così tutti quanti, nessuno ti critica, tutti parlano bene di te. Io no, io voglio dire quello che penso. Sono una ragazza qualsiasi, cioè che io ogni mia foto è messa come, cioè non ci rifletto sopra a dire madonna adesso questa cosa, no, mi viene, la metto, basta, cioè non mi interessa. Voglio condividere una cosa che ho pensato in quel momento, la metto. Sono una ragazza qualsiasi, per me, io non sono un personaggio pubblico, ecco, come alcune persone dicono: ah, ma tu sei un personaggio pubblico, devi stare attenta a quello che dici. È giusto nel momento in cui io sto parlando di argomenti seri, perché so che mi stanno guardando migliaia di persone, quindi io devo stare attenta, ovviamente sì, ma comunque io basta che ho il mio cervello, il mio, che mi fa dire cose giuste. Non ho bisogno però di mettermi là a riflettere, a fare le cose calcolate, a dire no, allora questo non lo dico perché sennò mi diranno così. No, lasciatemi libera di postare qualsiasi cosa. Comunque sono contenta di aver messo questa foto, perché ho dato anche stavolta un messaggio positivo. Tante ragazze hanno capito il messaggio che io dico sempre, che bisogna stare in forma, bisogna volerci bene, bisogna coccolarci. Trovate qualcosa che vi piace, mica per forza la palestra, tipo per esempio si parlava della zumba sotto alla foto, avevo visto, sto cercando parcheggio. La zumba è una cosa fantastica, ma io l'adoro la zumba, solo che praticamente io e mia sorella, diciamo, ci siamo, chissà se qua sto bene, no, secondo me no, vabbè, io comunque e mia sorella ci siamo un po' arrese, perché praticamente eravamo molto molto negate con sta zumba, veramente facciamo ridere, però era molto molto bella, veramente io mi sentivo un po' impedita, perché non è facile
difficile. Però è bella, c'è una cosa troppo troppo bella la zumba. Quindi ragazze, fate zumba, fate nuoto, fate palestra, fate piscina, fate quello che volete voi, fate voi pure gli esercizi a casa, ma anche una passeggiata. Ho letto di mamme che comunque non hanno tempo giustamente con i bimbi, ma anche una passeggiatina ogni giorno fa tanto tanto bene alla salute. Quella cosa più importante è volerci bene, stare bene in salute e soprattutto non farci la guerra fra donne, perché siamo tutte donne, ma se non ci vogliamo bene fra di noi, se non siamo solidali fra di noi, chi lo è? Insomma, noi dobbiamo fare squadra e dobbiamo veramente volerci bene. Basta giudicare senza sapere quello che c'è dietro una persona. Ho letto anche di chi ha detto: ah, adesso non mi piaci più perché mi piacevi prima quando eri un po' paffutella e invece adesso ti senti bellissima e pensi che sei perfetta. Io mi sento bellissima, ma voi non avete proprio capito nulla dalla vita. Cioè, so i miei difetti, so i miei limiti e cerco di insomma di accettarmi e di volermi bene per quello che sono. Vabbè, comunque mi devo parcheggiare. Eccomi qua, sono arrivata ragazze. Comunque, dato che sono una schiappa, ho dovuto parcheggiare praticamente a 100 km di distanza, quindi adesso... E niente, vi mando un bacio grande, grazie per avermi fatto compagnia in macchina, che mi annoio sempre. È carina sta cosa, se vi piace mettete un bel pollice in su, così ne faccio tanti altri di questi vlogucci quando guido. È una cosa carina. Vi mando un bacio grandissimo, viva le donne, ciao. Ciao. Madonna, faccio spavento. Ciao ragazze.